Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Blu. Io sono sempre Glacial Sphere e in questo gameplay walkthrough, let's play, chiamatelo come volete, stiamo per affrontare la Lega Pokémon di Kanto. Esattamente la Lega Pokémon della prima generazione di Pokémon, quindi di Pokémon Blu, Rosso e Verde. Sono molto curioso di vedere se sarà davvero così difficile come ce la ricordiamo, con i Pokémon che sono, penso, a livello giusto alla fine, cioè giusto, abbastanza anche sottolivellati, perché abbiamo Jolteon a livello 50, Pidgeot a livello 48, Clefable al 49, Blastoise al 49, Alakazam al 48 e Articuno al 50. Vi starete chiedendo magari perché hai scelto di mettere un leggendario nella tua squadra? Beh, perché dovete sapere che chi ha seguito la serie dall'inizio lo sa bene, ma per tutta la serie ho avuto una squadra di 5 Pokémon. E il sesto Pokémon è rimasto sempre vacante, non mi sono mai deciso a scegliere un sesto Pokémon, anche perché non è che mi servisse poi così tanto, cioè con questi 5 Pokémon sono riuscito a battere in scioltezza tutti gli allenatori e tutti i capopalestra che mi sono trovato davanti. Quindi alla fine ho detto, ma perché? Dato che sto giocando con, come se lo giocassi, diciamo, con il Game Boy, e anche per fare una sorta di throwback a quando eravamo bambini, ecco. Perché non mettere un Pokémon leggendario in squadra? Dato che sono sicuro che anche voi che state guardando da bambini vi siete messi in leggendario squadra. Da bambini, ragazzi, tutti ci siamo messi in leggendario squadra. Dai, per forza, catturavamo dei Pokémon incredibili e ce li mettevamo in squadra. Dopo, crescendo, insomma, abbiamo deciso che giocare con i leggendari era troppo facile e quindi non ce li siamo messi. Però, ecco, per ricordarci anche di questa cosa, mi sono messo Articuno in squadra, che credo comunque non utilizzerò in questa lega, spero. Spero di non utilizzare, ma in caso abbiamo un Articuno. Quindi, detto ciò, vi invito a lasciare subito un bel mi piace se avete gradito il video e la serie, a commentare facendomi sapere cosa ne pensate di questa Lega Pokémon e della serie che ho portato su Pokémon Blu, e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre magari darmi dei suggerimenti sui prossimi giochi Pokémon da portare, anche se un'idea io ce l'avrei già. Però non ve la spoilerò. A te non ho parlato, però. Qui ha inizio la sfida contro il Super 4, uno dopo l'altro. Se vinci, si aprirà una porta per l'allenatore successivo. Buona fortuna. Noi ci siamo già preparati per la Lega, acquistando gli strumenti che ci sarebbero serviti nello scorso episodio, dove abbiamo catturato Moltres, tra l'altro. Quindi, andiamo ad affrontare Lorelei, la prima Super 4. Benvenuto alla Lega Pokémon. Sono Lorelei, dei Super 4. Nessuno conosce Pokémon tipo ghiaccio come me. Il congelamento è potentissimo. I tuoi Pokémon saranno in mio potere dopo il congelamento. Ahaha, cominciamo? Vai, Lorelei, fatti sotto. Allora, abbiamo Lorelei che con uno Spratling in ginocchio, ma va bene. Allora, Dewgong. Sì, mi ricordavo bene che mandava Dewgong come primo Pokémon. Riusciremo a buttarlo giù con un fulmine? So è già 4 livelli sopra, eh? 4 livelli sopra il nostro Pokémon più forte. Quindi sì, siamo decisamente underlivellati per la Lega. Vediamo cosa riusciamo a fare. Brutto colpo, bene così. Iniziamo bene la Lega. E Jolteon sale a livello 51. Va bene, va benissimo. Ah, Cloyster, lasciamo Jolteon. Cloyster sappiamo che ha una difesa molto alta, ma di speciale non ha molto. Quindi penso che un fulmine basti e avanzi, anche senza brutti colpi di sorta, per tirarlo giù. Infatti. E i primi due Pokémon di Lorelei sono andati. Poi abbiamo Slowbro. Sapete che io lascerei Jolteon? Contro Slowbro andrei di fulmine di nuovo. Vediamo di togliergli, speriamo, almeno mezza vita. Vediamo, Oh, super efficace. Pensavo addirittura fosse un brutto colpo questo, visto quanto gli abbiamo tolto. Andiamo di Tuono Shock, per non sprecare un altro fulmine. E addio Slowbro. Poi, chi manda? Jinx. Allora, io per Jinx cambierei Pokémon perché sappiamo che ghiaccio psico. Contro ghiaccio io potrei mandare quasi quasi Blastoise con Terremoto, però magari anche no. Vediamo un po', Allora no, lascerei Jolteon perché Jolteon, se vi ricordate bene, ha Missile Spillo. Andiamo con Missile Spillo, sì, alla Lega Pokémon contro uno dei Super 4. Missile Spillo. Vediamo se lo ammazziamo. Ok, l'ha colpito 3 volte. Gelo pugno mi farà relativamente male. Vediamo quanto. Abbastanza. Andiamo ancora di Missile Spillo. Vediamo. Non ha fatto brutto colpo, peccato. Però abbiamo ucciso Jinx con 2 Missile Spillo. Niente male. E a questo punto Lapras, ultimo suo Pokémon. Lascerei ovviamente Jolteon. E speriamo in un brutto colpo di fulmine. Vediamo quanto danno le facciamo, non penso che la uccidiamo in un colpo con fulmine, infatti.
Body Slam non dovrebbe farci troppo male. Ce ne ha fatto un po', a dire la verità, però. Con un'altra fulmine ci portiamo a casa la prima Super 4 usando solo un Pokémon, a cui è stato tolto poco più di mezza vita e 5 livelli indietro tutti i suoi Pokémon, quindi niente male. Niente male davvero. Si è preso anche due livellini Jolteon. Come ti sei permesso? Cara mia Lorelai, sei più forte di quanto pensassi. Vai avanti, questo era solo un assaggio della potenza della Lega Pokémon. Va bene. Andiamo nella prossima stanza e qui dovremmo avere Bruno. Allora, andiamo a curarci un attimo il nostro Jolteon con una bella super pozione. Anche se non penso che useremo Jolteon in questa sfida. Quindi andiamo a mettere davanti invece il nostro Blastoise. No, no statistiche, volevo fare ordina. Ordina, eccolo qui. Perché se non ricordo male, il buon Bruno inizia con Onix. Sono Bruno dei Super 4. Con un rigoroso allenamento le persone e i Pokémon possono rinforzarsi. Ho allenato i miei Pokémon con i pesi, Glacial. Ti annienteremo con la nostra forza sovrumana. Ha ha ha! Vediamo, caro Bruno, eh. Vediamo chi annienterà chi. Ok, classico sprite con lui seduto in posa da riposo, praticamente. E lui manda Onix. Va bene, noi useremo Surf. Non abbiamo fallito. Questo penso che sia un 4x. Contro Onix, non ha nessuna statistica speciale, quindi penso che sia un one hit KO. Penso che anche senza brutto colpo l'avremmo ucciso, eh. Hitmonchan, ecco, a questo punto si cambia un Pokémon e mandiamo magari Pidgeot. Mandiamo il buon Pidgeot contro Hitmonchan. E andiamo di volo. Buono, siamo più veloci noi. Lui usa difesa X, ok, quindi non lo shotteremo mai nella vita. Perché con difesa X non lo shottiamo. Infatti, prende anche poco danno in realtà. Tuono pugno ci farà male. Però non nemmeno così tanto, dai. Buono. Andiamo a questo punto di volo un'altra volta per evitare un altro attacco. Ah, lui comunque usa ancora difesa X. Va bene. Sembra quasi che sappia le mosse che sto per fare. Poi usa mega pugno, ci farà meno male di prima. Ah no, più male perché giustamente va sull'attacco. Va sull'attacco fisico. Mentre Tuono Pugno andava sull'attacco speciale, che ovviamente Hitmonchan non ne ha molto. Allora, cambiamo Pokémon a questo punto, mandiamo il nostro Alakazam. Pidgeot ha fatto il suo dovere, dai, ha buttato giù Hitmonchan. Mentre Alakazam speriamo che sia più veloce di Hitmonlee. Sì, è più veloce con uno psichico, non avendo statistiche speciali, Hitmonlee potrebbe vedersela davvero brutta. E infatti, One Hit KO. Molti punti per Alakazam, un altro Onix. Beh, il matatore di Onix è il nostro bel Blastoise. È il nostro bello starter. Qui ci siamo portati fino alla Lega. E non ha ancora fatto livello 50, tra l'altro. Andiamo di surf anche su questo Onix. Tra l'altro è un Pokémon rosso, fuoco, verde, foglia. Bruno ha anche Steelix. Però qui ovviamente, essendo la prima generazione, non può averlo. Machamp si cambia un Pokémon e mandiamo di nuovo il nostro Alakazam. Oddio, che brutto sprite Machamp, però. Madonna, che brutto, ragazzi. Prima volta che lo vedo ed è orrendo. Andiamo di psichico e tiriamo giù quell'aborto deforme. Vediamo se riusciamo a one-shottarlo. Sì, perfetto. Ucciso con un colpo. Alakazam sale anche a livello 49. Niente male. Come? Ho perso davvero? Eh sì, caro Bruno. Il mio compito è finito. Va. Un'altra sfida ti sta aspettando. Perfetto. Il mio compito è finito, ma non hai fatto nulla. Più o meno quello. Allora, contro invece la nostra Lorelai, mandiamo Alakazam. O meglio, la nostra Agatha, scusatemi, mi ero confuso con i nomi. Salve Agatha, sono Agatha dei Super 4. Ho anche sembra molto interessato a te. In che senso? Aspetta. Molti anni fa, quel vecchio inutile era forte e affascinante. Ora vuole solo sistemare il suo Pokédex. Ma ha torto, i Pokémon devono lottare. Glacial, ti farò vedere io come lotta un vero allenatore. Va bene? Va bene? Signora Agatha? Che carino sprite lì con il bastone. E manda in capo Gengar, eccolo qui, il Gengarone. Andiamo di psichico. Siamo più veloci noi, ottimo. Cioè, essere più veloci di Gengar vuol dire tanto, eh. E non penso riesca a resistere, invece resiste, attenzione. E abbiamo calato però
gli speciali e lei lo sostituisce. Andiamo di psichico allora. Ha fatto una sostituzione davvero criminale lei, non capisco perché l'abbia fatto. Questo quanto gli fa? Parecchio, brutto colpo. Ma penso sarebbe morto anche senza brutto colpo. Poi, altro Gengar. O è ancora lo stesso di prima? Se è lo stesso di prima userò molto volentieri uno psicoraggio. E addio Gengar. Perfetto. Poi, vediamo un po' chi manda lei, eh. Hunter. Ma lasciamo Alakazam. Se Gengar è riuscito a resistere con uno psichico, Alakazam non ci riuscirà, ne sono sicuro. Quindi, addio, addio Hunter, volevo dire. Hunter non ci riuscirà. Alakazam sale a livello 50. Ottimo. E tocca ad Arbok. Allora, io cambierei Pokémon e manderei Blastoise per fargli fare un bel terremoto. E vedere se riusciamo a buttare giù Arbok con un terremoto. Sono proprio curioso di vedere questa cosa. Vai, terremoto. Shaker a Shaker al Game Boy. E vediamo quanto danno gli facciamo. Speravo di più, sinceramente. Speravo di buttarlo giù con un colpo. A questo punto andiamo poi di forza, che va bene comunque. Attenzione, manna capo Gengar. Fa uno switch-in davvero molto interessante lei. E a questo punto noi andiamo di Surf, che è Stab. Attenzione, paralizzato e stordito. Questo non va bene. Questo non va bene per niente, è infatti paralizzato. No, 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 aspettate. Strumenti, cura totale, dov'è? Vai, usa su Blastoise, eccolo qui. Ombra notturna, non dovrebbe farci molto danno in realtà. Se non sbaglio togli sempre fissi PS. Ok, me ne ha tolti 60. Niente male, eh. Ecco, ritira di nuovo Gengar e manda Arbok. Questa volta però si prende un surf in faccia. Ah, non mi ha tolto la confusione, cura totale? Se non ricordo male, nei giochi Pokémon successivi cura totale rimuove anche la confusione. O forse, essendo che era stato anche paralizzato, cura totale non può rimuovere due problemi di stato insieme e quindi ha tolto solo la paralisi. Beh, vedremo. Io però contro Gengar mando di nuovo Alakazam. Assolutamente. Blastoise, il tuo compito è finito, ti sei preso anche il livello 50 che va più che bene. E andiamo di psichico su questo Gengar, sperando in un brutto colpo. Se fa un brutto colpo lo sciotta per me. Vediamo. No, peccato. Ah, lei usa la super pozione così preventiva, non si sa bene per quale motivo. Andiamo ancora di psichico. Tranquillamente. E addio, Gengar. Perfetto. Abbiamo battuto anche la signorina Agatha. Oh, tu sì che sei davvero speciale. Grazie. Hai vinto. Ora capisco cosa ha visto in te quel vecchio inutile. Ma poverino, non ho altro da dirti. Va avanti ora, campione. Andiamo, andiamo. Ah, solito passaggio. Passaggio scriptato che non mi sto muovendo io, eh. Sta facendo tutto da solo. E siamo anche stati chiusi dentro. Adesso parte la canzone delle nozze rosse. Ecco lì, eccolo lì. Il buon Lance. Allora, andiamo a curarci un po' i Pokémon, eh. Qua è giunto il momento di usare le nostre cure. Le iperpozioni le abbiamo finite? No, ce le abbiamo qui, vai. Usiamo l'iperpozione su Blastoise. Prima di tutto. E un'altra iperpozione su Pidgeot. Così da resuscitarlo per bene. Jolteon lo lasciamo con la vita lì, non sprechiamo una cura per curare Jolteon a piena vita. Andiamo a fare un save. Prima di combattere le ultime due battaglie della Lega Pokémon. Ecco fatto. Ed ora tocca a Lance. Glacial. Ah, ho sentito parlare di te. Sono il capo dei Super 4. Sono Lance, l'allenatore drago. I draghi sono Pokémon mitici. Sono difficili da catturare e allenare, ma hanno forze superiori. Sono praticamente invulnerabili. Bene, sei pronto a perdere? La tua sfida con la Lega finisce con me, Glacial. Beh, allora, intanto stai mentendo, perché poi c'è anche Gary da battere, però, o meglio, il nostro rivale, comunque, in qualunque modo l'abbiate chiamato. Però, in prima generazione, i Pokémon di tipo drago sono solo tre e fanno parte tutti della stessa linea evolutiva, ovvero Dratini, Dragonair e Dragonite. E infatti lui non ha Pokémon di tipo drago oltre a quelli, ha Gyarados, che non è ovviamente un Pokémon di tipo drago, anche se potrebbe sembrarlo, e anche Aerodactyl, che è tipo roccia volante, non è un Pokémon di tipo drago. Allora, Dragonair, sì, a questo punto si cambia Pokémon
E contro Dragonair manderò Blastoise, ok? Bellino tra l'altro sprite di Dragonair, molto carino. E useremo il geloraggio che gli abbiamo insegnato tempo fa, lo ammetto, per arrivare proprio a questo punto, poter disparare un geloraggio in faccia a Dragonair. Lui usa schianto, ma non ci fa molto. E poi andiamo di terremoto che dovrebbe bastare per tirarlo giù in realtà. Vediamo, eh. Perfetto, così non sprechiamo un geloraggio. Poi chi manda un altro Dragonair? Lasciamo Blastoise. Bello che sia proprio il nostro starter a concludere, a portare avanti la battaglia contro Lance. Peccato, un brutto colpello potevi farlo, eh. Basta che non ci paralizzi con schianto, grazie. Andiamo ancora di terremoto. E mo tocca. Vediamo a chi tocca, eh. Neanche chi manda dopo i due Dragonair. Li abbiamo battuti tutti e due. E chi mandi? Aerodactyl. Aerodactyl è tosto. Aerodactyl è davvero tosto. Io proverei con un altro geloraggio. Lui ci usa iperraggio. Farà malissimo. Farà malissimo. Noi abbiamo una difesa comunque relativamente alta. Vediamo se regge. Regge. Buono. Geloraggio invece quanto gli facciamo? 4 per? No. È solamente super efficace. Però lui ora deve ricaricarsi. Quindi andiamo a geloraggio di nuovo. Abbiamo battuto anche suo Aerodactyl a livello 60. 10 livelli sopra il nostro, eh. 10. Ed ora tocca Dragonite. Lasciamo Blastoise. Minchia, 12 livelli sopra il nostro. Non so se sarà una ricarica totale. Io proverei a fare una pozione max, così per vedere poi che attacco mi fa. Vai, pozione max su Blastoise. Perché voglio lasciare in campo lui. Barriera. Attenzione. Cresce la difesa. Ma geloraggio è di tipo speciale, è speciale come attacco. E questo fa 4 per di danno. Alla faccia del danno che gli abbiamo fatto, eh. Lui poi usa agilità per aumentare la sua velocità. E poi schianto. Mi fa parecchio danno con schianto, ragazzi. Questo è un brutto colpo, sicuro, infatti. Non poteva essere normale quel danno con schianto. Capito che sei 12 livelli sopra, però. Oh, raga, Blastoise ha tirato giù praticamente 5 su 6 Pokémon di Lance. Anzi, 4 su 5. È salito pure di livello. Abbiamo attacco 120, difesa 128, velocità 111 e speciali 108. Pur con questo attacco speciale relativamente basso, ha battuto Lance. Odio ammetterlo, ma sei un maestro con i Pokémon. Siamo dei maestri, ragazzi, come Giampaolo. Glacial, non posso ancora crederci. Hai sconfitto i miei draghi. Ora sei il campione della Lega Pokémon. O meglio, lo saresti stato, ma ti aspetta un'altra sfida. Devi affrontare un altro allenatore. Il suo nome è Rosso. Ha battuto i Super 4 prima di te. È lui, il vero campione della Lega Pokémon. Ci avete messo tanto, ci avete messo tanto ad aggiornare la cosa, eh? Cioè, c'era ancora tutto a battere la gente. Tecnicamente doveva essere Rosso l'ultimo allenatore da battere. Allora, usiamo una pozione max e poi usiamo un'altra pozione max, crepi l'avarizia su Jolteon. Ok, andiamoci full da Rosso. Ed ora, ragazzi, un altro bel save tattico. Salviamo la partita. E tocca la sfida finale. Andare di nuovo da Rosso. Sempre lui. Ehi! Ero ansioso di rivederti, Glacial. Il mio rivale deve essere forte per tenermi testa. Lavorando al Pokédex ho cercato ovunque Pokémon forti. Non solo, ho anche formato squadre che battessero tutti i tipi di Pokémon. E ora, eccomi, campione della Lega Pokémon. Glacial, sai cosa significa questo? Te lo dico io. Sono l'allenatore migliore del mondo! E dopo ci sfida, così, va bene. Allora, a me piace il fatto che ci fosse un rivale così nelle prime generazioni di Pokémon. Mentre nelle ultime, specialmente appunto l'ultimo che ho giocato, Pokémon Ultrasole e Ultraluna, c'è un rivale che definire stupido è a dir poco. Questo è un rivale arrogante, non è stupido. Lui effettivamente si fa una squadra di Pokémon forte. Noi andiamo con Fulmine su Pidgeot e penso che lo shotteremo. Lui si fa una squadra di Pokémon forte. Lui dice di avere una squadra di Pokémon forte. Non siamo riusciti a shottarlo, peccato. Però l'abbiamo paralizzato. E non riesce ad attaccare, ottimo. Andiamo di Tuono Shock. Qui si è stati un po' fortunati, eh. E poi fa il brutto colpo quando non serve, vabbè, peccato. Poi manderà Alakazam. Io lascerei Jolteon in realtà contro Alakazam. Perché di speciali noi ce l'abbiamo atti.
Abbiamo una statistica speciale alta. E abbiamo Mr. Spillo, che a lui fa male. Speriamo non colpisca solo due volte. Ha colpito solo due volte. Ok, lui va di ripresa. In realtà ci dà semplicemente un'altra opportunità per colpirlo di nuovo con Mr. Spillo. Peccato che non riesca a fargli un brutto colpo, eh. Però effettivamente la Kazama è molto veloce. Ok, riflesso ci rompe le balle, perché aumenta la sua difesa. E infatti Mr. Spillo, essendo di il tipo coleottero, agisce sulla difesa fisica del bersaglio. Magari se riuscisse a colpire più di due volte, una volta no, eh. Cacchio, però ripresa inizia ad essere fastidiosa. Allora, facciamo così un secondo. Cambiamo un attimo tattica, tua onda. Paralizziamolo. E prima o poi mi attaccherà, infatti. Psicoraggio, dovremmo reggerlo. Non dovrebbe shottarci, infatti. E poi andiamo noi di fulmine invece. Quanto danno gli facciamo con fulmine? Non male. Altro fulmine. Sperando che lui rimanga ora paralizzato. Ok, usa riflesso. E altro fulmine di nuovo. Ho cercato di buttarlo giù con Mr. Spillo, ma a questo punto, vedendo che non funzionava, ho cambiato tattica e è stato meglio così. Livello 53. Ok. Raidon, sì, cambia un Pokémon e tocca a te Blastoise, vai. Ok, bello tozzo Raidon, mi piace come sprite. Vabbè, anche perché è un pochettino stretchato il video, eh. È un pochettino stretchato, ho preso un gioco che era in 4 terzi, praticamente l'ho reso 16 noni. Ottimo così, buttato giù Raidon in un colpo solo. E Gyarados, contro Gyarados ovviamente mandiamo Jolteon. Volete non mettere Jolteon contro Gyarados? Volete non farlo in 4 perché se lo ricorda per tutta la vita? Un bel fulmine? Siamo pure più veloci, raga. Top. 4 per su Gyarados e muore anche su questo suo Pokémon. Ora tocca ad Arcanine. Infatti mi aspettavo che arrivasse prima o poi Arcanine. Vai, Blastoise, è tutto tuo. Allora, io penso che né con Terremoto né con Surf riusciremo a tirarlo giù. Iniziamo con Surf. Ok, lui prova ad usare Boato, ma non ha effetto, fortunatamente. Surf. Ok, abbiamo fatto mezza vita, infatti. Poi andiamo con Terremoto, vediamo quanto danno gli facciamo. È super efficace anche questo, vi ricordo, eh. E Blastoise ha molto più attacco che attacco speciale. Terremoto è fisico. Va bene, gli fa comunque abbastanza danno per buttarlo giù. E a questo punto tocca a Venusaur. Sapete cosa faccio, ragazzi? Io non mando in campo la Kazam. Io lascio Blastoise. Starter contro starter. 14 livelli avanti lui. Geloraggio. Siamo più veloci. Lui cosa usa? Ah, attenzione, carica il geloraggio. Allora, facciamo così, facciamo una scommessa. Se Blastoise è figo, fa geloraggio, critta e lo uccide prima che lui faccia spaccia solo a raggio. Se invece non critta, è unlucky, è andata così, ci ucciderà Blastoise e noi lo uccideremo con qualcos'altro. Vediamo cosa fa Blastoise. Non critta. Fallisce magari solo a raggio? Non fallisce. Peccato. Questo ci one-shotterà Blastoise, ovviamente. Non penso che possa resistere a un solo a raggio di Venusaur, infatti. Va bene così comunque. Blastoise ci ha provato. E a chi faremo prendere questi punti esperienza? A Pidgeot. Mandiamo il buon Pidgeot e andiamo di volo. Il primo Pokémon catturato, il Pokémon che si trova nel primo percorso, praticamente a livello 2, è colui che ucciderà l'ultimo Pokémon dell'allenatore più forte del gioco. Tac. Hai battuto Rosso? Non può essere, mi hai sconfitto, dopo tanta fatica per diventare il campione della Lega. Il mio regno è già giunto alla fine, il tuo regno addirittura. Non è giusto, non è che sei diventato re di qualcosa. Come? Come ho potuto perdere? Ho allenato i miei Pokémon alla perfezione. Maledizione, sei tu il nuovo campione della Lega Pokémon. Sebbene sia duro ammetterlo. Glacial, ed ecco che arriva il professor Oak. Vi ricordate che all'inizio del gioco c'era un messaggio nel computer del professor Oak che gli diceva: professore, potresti venire alla Lega? Abbiamo bisogno di te. E infatti, eccolo che arriva qui. È tutto collegato.
Hai vinto, congratulazioni, sei il nuovo campione della Lega Pokémon. Sei cresciuto così tanto da quando sei partito con Squirtle. Glaceol, sei diventato grande. Rosso, sono deluso, ma che cattivo, ma no! Sono venuto appena ho saputo che avevi battuto i Super 4, ma quando sono arrivato avevi perso di nuovo. Rosso, sai perché hai perso? Non hai dimostrato ai tuoi Pokémon fiducia e amore, non hai creduto nel cuore delle carte. Senza tali valori non diventerai mai un campione. Glaceon, sai che la tua vittoria non è stata soltanto merito tuo. Il vincolo che ti lega ai tuoi Pokémon è meraviglioso. Glaceon, vieni con me. Andiamo col professor Oak nella sala d'onore. Congratulazioni, Glaceon. Questa è la sala d'onore Pokémon. I campioni della Lega Pokémon sono onorati in questa sala per le loro imprese. E i loro Pokémon vengono iscritti in questa sala d'onore. Glacial, hai lavorato sodo per diventare il nuovo campione della Lega. Congratulazioni, Glacial. Tu e i tuoi Pokémon siete famosi ora. Famosissimi proprio, guarda. E ci godiamo il filmatino finale con Jolteon a livello 53. Pidgeot a livello 48. Vorrei ricordare che il Pidgeotto di rosso era a livello 61, tipo. Clefable, che non ha combattuto minimamente in questa lega Pokémon, a livello 49. E non ho usato Articuno, come avevo detto. Ho usato alla fine solo 3 Pokémon in questa lega, davvero? Alakazam a livello 50, Blastoise e Jolteon. Ah no, anche Pidgeot per un Pokémon, sì. 4 Pokémon ho usato in questa lega Pokémon, tutti underlivellati. Però Articuno, così. A piacere. Ed infine, me medesimo. Wow, va sempre meglio. Va bene, grazie, non grazie di questo commento. Pokémon versione blu. Direttore Satoshi Tajigiri. Beh, non mi metterò a leggere i nomi dei giapponesi perché potrei fare brutte figure dato che non so come si leggono. Comunque, ecco i titoli di coda, molto grezzi tra l'altro, di Pokémon Blu. Che dire di questo gioco? Allora, non abbiamo ancora finito la serie perché c'è ancora un certo Mewtwo da catturare. Quindi faremo un episodio ovviamente extra in cui andremo a prendere Mewtwo. Però la storia principale è finita. Il post-game in questo gioco non penso esista, non c'è molto altro da fare se non completare il Pokédex, però non so se è una cosa che farò perché sapete che completando il Pokédex di questo gioco alla fine non ottieni altro che una sorta di diploma e niente più effettivamente. E alla fine è una serie su YouTube, quindi non è che sia proprio indispensabile completare il Pokédex, anche se sicuramente andremo a prendere Mewtwo. E oltretutto per completare davvero il Pokédex servirebbe anche Mew. Quindi Mew dovremo per forza prenderlo da un'altra parte, perché non è possibile ottenerlo all'interno di questo gioco. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo mentre arrivano i titoli di coda di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di condividere questo video e questa serie a tutti coloro che potrebbero, a cui potrebbe far piacere rivivere un po' i ricordi di Pokémon Blu della prima generazione di Pokémon. Per l'appunto fine. Che sappiamo che non sarà una fine, anzi sarà l'inizio di un franchise che andrà a dominare praticamente il mondo, questo dei Pokémon. E si riparte quindi così. Game Freak. Saltiamo anche questo filmatino. Possiamo saltarlo, per favore? Grazie. E si riparte. Continua. Respawniamo qui a Biancavilla. Nostra madre ci dice qualcosa ora che siamo campioni del mondo. Glacial, dovresti riposarti un po'? No, a quanto pare no. Non è particolarmente fiera di noi, dato che non ci dice nulla. Andiamo a parlare al professor Oak, che in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia qui ci dava il Pokédex nazionale. Salve. Che piacere vederti. Come va il tuo Pokédex? Fammi vedere. Il tuo Pokédex dice 140 Pokémon visti, 67 Pokémon presi. Giudizio del professor Oak. Wow,
Va sempre meglio, quindi quello che ci danno alla fine della Lega è il giudizio sul Pokédex alla fine. Questo ovviamente non possiamo prenderlo, il Bulbasaur rimane qua. E niente, non c'è letteralmente nient'altro da fare se non andare a prendere Mewtwo nella Grotta Celeste. Ma ovviamente questo lo faremo in un ulteriore episodio extra che intitolerò proprio Mewtwo. Questo invece è il finale ufficiale della serie di Pokémon Blu. Abbiamo sconfitto la Lega, abbiamo battuto tutte, abbiamo superato tutte le sfide di questo videogioco, abbiamo completato la storia principale. Quindi appunto io vi ho già ringraziato per aver seguito questo video, vi ho già invitato a lasciare un mi piace, a commentare, ad iscrivervi al canale, a condividere questo video. E quindi da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!